Nei tribunali di Napoli e Napoli Nord, che ha sede ad Aversa, in provincia di Caserta, si è attestata intorno al 60% l'adesione allo sciopero contro la riforma all'ordinamento giudiziario indetto dall'Associazione Nazionale Magistrati. Secondo i dati resi noti dall'associazione, l'adesione più alta è stata registrata nel tribunale di Nola, intorno al 90%. Di poco oltre il 68%, 68,2% invece l'adesione a Torre Annunziata. A Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, l'adesione registrata è intorno al 40%. A Benevento, infine, l'adesione è stata del 58,69%. La riforma dell'ordinamento giudiziario era stata annunciata per combattere il correntismo, ma è diventata una legge per intimidire i magistrati. Su questa base anche la sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Magistrati di Benevento ha scioperato contro la riforma della giustizia che il ministro della giustizia Cartabia sta sostenendo. Ad inaugurare la giornata è stato il giudice Simonetta Rotili, già presidente dell'ANM provinciale, che ha dato lettura delle ragioni dello sciopero nell'aula 1 del Tribunale di Benevento. I libranti che saranno rinviati, perché questo magistrato, così come tutti i magistrati presenti in aula, aderiscono a uno sciopero indetto per la giornata odierna dall'Associazione Nazionale Magistrati. La magistratura non accorcerà di un giorno la durata dei processi, ma cambierà radicalmente la figura del magistrato, in contrasto con quello che prevede la Costituzione, secondo il quale i magistrati si distinguono fra loro soltanto per le funzioni e che affermi chiaramente che non devono esistere carriere in magistratura. Non ha bisogno di avvocati dell'accusa, non ha bisogno di pubblici ministeri che sentono una condanna come una vittoria e un'assoluzione come una sconfitta. Il Paese ha bisogno di un impiego più efficiente delle risorse della magistratura, che devono essere distribuite meglio sul territorio. Il magistrato deve essere e sentirsi intelligente, non soltanto nel Paese esterno, ma anche nei rapporti all'interno degli uffici giudiziari. Per questa idea di Paese siamo costretti a scioperare. Per questa idea della magistratura, che non è solo nostra, ma è quella contenuta nella nostra splendida Costituzione. Ascoltiamo le dichiarazioni della presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Magistrati, Assunta Tillo, intervistata da Alfredo Salzano. Non è una protesta contro la riforma. Noi vogliamo che ci sia una riforma della magistratura, ma vogliamo che sia una buona riforma. E secondo noi questa riforma non è in grado di eliminare quelle patologie emerse con gli scandali del CSM, che per noi sono una ferita aperta. Penso alla separazione delle funzioni, penso all'introduzione del fascicolo delle cosiddette performance, penso alla gerarchizzazione anche degli uffici di procura. In questo modo peggioriamo la qualità della giustizia. Il centro delle riforme deve essere solo ed esclusivamente il cittadino e il servizio che noi prestiamo al cittadino. Questa riforma scardina la fisionomia costituzionale del magistrato. Questa riforma vuole un magistrato che è che è completamente diverso a quello descritto dalla Costituzione. Quindi noi questo vogliamo dire ai cittadini e vogliamo dire quale incidenza ha questa riforma sul servizio giustizia. Vogliono riportare la magistratura ai porti delle nebbie vissuti negli anni 70 e 80, vogliono una magistratura con i soli procuratori generali, che badi esclusivamente alle statistiche e non alla qualità. La riforma vuole che ci occupiamo solo di rapinatori, ladri e spacciatori. Questo è uno dei passaggi più significativi dell'intervento del procuratore della Repubblica di Benevento, Aldo Policastro, pronunciato nel corso della manifestazione molto partecipata organizzata dall'Associazione Nazionale Magistrati anche nel capoluogo Sannita presso il Tribunale di Benevento, nel corso della quale si è registrato un ampio dibattito. TV7 ha seguito l'importante appuntamento. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Alfredo Salzano al procuratore Aldo Policastro. Ci riuniamo anche con la società, con gli avvocati, con le associazioni, con i cittadini, con i giornalisti, per far capire che noi non siamo contro le riforme. Noi siamo... valutiamo negativamente questa riforma, perché è una riforma che non risolve i problemi e produce, anzi, emette elementi di pericolosità nel sistema.
continua a voler, come dire, ripercorrere la filosofia della riforma Mastella-Castelli, che ha prodotto esattamente la crisi della giurisdizione, della magistratura. La vicenda Palamara trova la fonte in quella riforma, e la filosofia di questa riforma è del tutto analoga. Ritorniamo a una magistratura porti delle nebbie, ritorniamo a una magistratura che teme per la propria carriera, torniamo a una magistratura che deve produrre di più, smaltire. Utilizzando la leva disciplinare, che significa procedimenti disciplinari singolarmente avviati, per garantire una produttività altissima, senza qualità e con uniformandosi alle decisioni della Corte di Cassazione, come dire, alla magistratura alta. È una riforma che, come dire, rafforza la magistratura alta, i direttivi e la magistratura di Cassazione e i procuratori generali, indebolisce i magistrati di primo grado, che diventano sostanzialmente tartassati dai numeri, diventano sostanzialmente un sentenzificio per chi è in primo grado, oppure una fonte di produzione, di archiviazione per quanto riguarda i pubblici ministeri. Le grandi inchieste e le grandi indagini non si avrà né il tempo né la spinta per farla, perché diciamocela tutta, in realtà questa riforma, dopo anni di battage demagogico contro la magistratura messa in atto dalla politica, da alcuni media, produce un risultato che è quello sostanzialmente di una magistratura che deve essere, sostanzialmente questo è il segnale, forte con i deboli e debole con i forti. Ritorniamo ai porti delle nebbie, ritorniamo alla magistratura degli anni 50, quella descritta dal pretore Dante Troisi negli anni 50, una magistratura imborghesita, burocratizzata, apparato del potere e senza una capacità di interpretare i diritti costituzionali per tutti, in primis quello dell'uguaglianza. Diversi esponenti dell'Associazione Nazionale Magistrati, parlando nei vari distretti giudiziari, fanno riferimento in negativo alla legge Castelli-Mastella, di cui la riforma Cartabia ne sarebbe la prosecuzione. Voglio ricordare a chi ha poca confidenza con la storia giudiziaria che il mio ordinamento evitò lo sciopero dei magistrati e gli emendamenti alla Castelli, significativi, furono discussi in dialogo costante proprio con l'Associazione Nazionale Magistrati. Questa è la prima parte della precisazione del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Facemmo un tour de force parlamentare per evitare che la legge Castelli entrasse in vigore, mitigando con le mie norme un'aspra contrapposizione tra politica e magistratura che, a mio parere, va sempre evitata anche oggi. E voglio ricordare che ci fu apprezzamento proprio dall'Associazione dei Magistrati. Entrare a piedi giunti ora contro il mio ordinamento giudiziario mi pare che sia una stonatura umana, storica e giudiziaria. Il Noce, Galleria Commerciale, apertura giovedì 19 maggio in Contrada Capodimonte, strada statale 90 bis, in via dei Dauni a Benevento. Ogni noce ha la sua storia, corri a scoprire la nostra. Apertura giovedì 19 maggio. Mentre proseguono i lavori di pulizia dell'argine del fiume Sabato, è sconcertante osservare che sono di nuovo stati sversati nella zona che avevamo già bonificato rifiuti ingombranti, sacchi dell'immondizia e bottiglie. Possiamo intervenire giornalmente, finché ci saranno questi comportamenti sarà drammaticamente inutile ogni celerità. Così in una nota l'assessore comunale all'ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa. L'amministrazione comunale ha come obiettivo ben chiaro quello di rendere la città pulita, bella, decorosa, ma senza la collaborazione dei cittadini resterà un obiettivo irrealizzabile. L'Istituto Tecnico Industriale di Benevento, Bosco Lucarelli, possiede da oggi un presidio scolastico di Libera Associazioni contro le Mafie, un'idea ripresa dalle professoresse Katia De Gennaro, Graziella Sorgente e Maria Antonietta Tedino. Nel 2015, infatti, la professoressa Benedetta Rotili aveva avuto per prima quest'idea, successivamente la docente però è venuta a mancare. Nonostante questo, la dirigente scolastica dell'Istituto, Maria Gabriella Fedele, ha portato avanti questo fervido progetto teso alla legalità. Un
monito per tutti gli studenti di comprendere l'importanza della giustizia e della legge a partire proprio dall'adolescenza. Il segretario regionale di Libera, Riccardo Falcone, ed il referente provinciale di Libera, Michele Martino, hanno parlato dell'importanza di un presidio contro ogni forma di ingiustizia e di essere grati all'istituto per questa proposta di legalità. Perni primari di questo progetto saranno i ricordi di Aldo Iermano e Raffaele Del Cogliano, a cui è dedicata proprio l'associazione su cui si realizzerà il percorso educativo di giustizia e legalità. Ha preso il via la mostra multidisciplinare Ricordi Sospesi, inaugurata presso il Circolo della Stampa di Avellino, in corso Vittorio Emanuele numero 6, con il vernissage dell'evento. La mostra di Giorgia Bisanti e Rossella Coppola, per la direzione artistica di Raffaella Bellezza, sarà visitabile fino al 20 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Un viaggio emozionante ed esperienziale attraverso la contaminazione di territori espressivi differenti, quali la fotografia, la moda e la musica, uniti da un filo conduttore, quello del tempo e della memoria. Presso il Teatro Marrucino di Chieti, il presidente Oreste Vigorito ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Giuseppe Prisco, dedicato alla categoria dirigenti di società alla lealtà, alla correttezza e alla simpatia sportiva. Inaugurato in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, il Centro per le Famiglie Family Lab, in via Pirandello a Benevento, i cui servizi si rivolgono alle famiglie residenti nei comuni dell'ambito B1, ovvero Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio. Il Centro per le Famiglie Family Lab è un luogo aperto a tutte le famiglie, nato con funzioni di sostegno psicologico, pedagogico e sociale. Le finalità del centro sono supportare i genitori nel difficile compito di educare i figli, offrire sostegno psicopedagogico e mediazione familiare alle famiglie che vivono momenti di difficoltà, migliorare la qualità di vita delle famiglie, diffondere la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Ho presentato in Senato un'interrogazione parlamentare al Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Patuanelli, per chiedere di sapere quali misure urgenti intenda intraprendere al fine di fronteggiare i danni provocati dal bostrico, un parassita killer in grado di infettare gli alberi indeboliti dagli effetti dei cambiamenti climatici, così in una nota la senatrice Sandra Lonardo. In primavera i maschi del bostrico entrano sotto la corteccia e si accoppiano con le femmine che scavano nel legno gallerie lunghe fino a 15 centimetri, dove depongono in media 80 uova. Una volta che la popolazione si moltiplica e diventa aggressiva, il bostrico lancia attacchi di massa che portano in breve tempo alla morte delle piante. Ecco perché chiedo al ministro di intervenire prontamente attivando funzioni di vigilanza, manutenzione e gestione del territorio, valorizzando in tal senso anche il ruolo svolto dagli imprenditori agricoli. Sono 1.431 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 9.836 test esaminati. Il tasso di incidenza prosegue la sua discesa, attestandosi al 14,5 contro il 15,7 precedente. 9 le vittime registrate nelle ultime 48 ore. Resta stabile a quota 35 l'occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, mentre quella delle degenze scende a 569. Sulla vicenda dell'affidamento dei plessi del San Vittorino al Lunisagno, l'opposizione di Palazzo Mosti si è ritrovata in due considerazioni di fondo: stima per l'operato e per la progettualità dell'università in materia di benessere studentesco, netta disapprovazione per il metodo di lavoro condotto dall'amministrazione comunale, ispirato unicamente ai criteri dell'urgenza e della rincorsa ai progetti altrui. Lunisagno dispone di quei locali formalmente affidati dal Comune alla stessa già dal 2009, ma la cui concessione era scaduta nel 2019. Solo per via dell'urgenza di dover consegnare un progetto nell'ambito del PNRR, la cui scadenza è questa settimana, ci siamo ritrovati in fretta e furia a dover approvare un così importante atto del patrimonio immobiliare del Comune, senza quella necessaria istruttoria che avrebbe dovuto precedere ad una scelta così importante come un affidamento gratuito per 30 anni. Noi ci auguriamo non solo la vittoria del progetto presentato, ma anche che i principi generali di questa delibera siano adoperati da ora in poi per tutti gli enti che attendono risposte di formalizzazione futura.
Vivi la tua estate da sogno. Hotel Venezia, il tuo soggiorno ideale. Nel cuore di Vasto Marina, a pochi passi dalla spiaggia, l'Hotel Venezia unisce alla vicinanza del mare il privilegio di godere la vita del borgo marinaro. L'Hotel Venezia vi accoglierà con il suo staff cordiale e competente per rendere la vostra vacanza indimenticabile. Hotel Venezia è in via Alfonso Marchesani a Marina di Vasto. Per info 0873 801475. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è arredo ufficio con eleganti scrivanie con piano in cristallo, sale riunioni e per conferenze, arredo in metallo per archiviazione e arredo scolastico. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37 Benevento. Mister Fabio Caserta, al termine della seduta pomeridiana, ha reso noto l'elenco dei calciatori convocati per il match semifinale d'andata playoff Benevento-Pisa in programma alle 20:30 allo stadio Vigorito. Ecco la lista dei 25 calciatori giallorossi disponibili: Acampora, Barba, Brignola, Calò, Elia, Forte, Fulon, Gianfi, Glick, Improta, Insigne, Ionita, La Padula, Letizia, Manfredini, Masciangelo, Moncini, Muraca, Paleari, Pastina, Petriccione, Talia, Teglio, Viviani e Vogliacco. Assenti Sao e Farias. La gara Benevento-Pisa, valevole per la semifinale di andata playoff del campionato di Serie BKT in programma alle 20:30 allo stadio Ciro Vigorito, sarà diretta da Alessandro Prontera di Bologna. Assistenti designati Giorgio Paretti di Verona e Alberto Tegoni di Milano. Quarto ufficiale Antonio Rapuano di Rimini. VAR e AVAR affidati a Massimiliano Errati di Pistoia e Alessandro Giallatini di Roma 2. Lotta e vinci, questo l'imperativo dei tifosi della Curva Sud alla vigilia della gara d'andata della semifinale playoff che il Benevento Calcio affronterà alle 20:30 allo stadio Vigorito. Poco prima della partenza per il ritiro di Venticano, un folto gruppo di tifosi della Curva Sud ha incitato la squadra di mister Fabio Caserta, che ad Ascoli ha dimostrato di saper reagire e soprattutto di imporsi agli avversari. I supporters giallorossi, come già accaduto qualche giorno fa nell'ultimo allenamento all'antistadio in Briani, si sono ripetuti con cori, sventolio di bandiere, fumogeni giallorossi. Un'ondata d'affetto che Letizia e compagni proveranno a ricambiare contro i nerazzurri di Mister D'Angelo. Lotta e vinci, gollo! 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 Con questa notizia vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.